Ciao ragazzi, anche se non mi vedete perché sono un attimino fuori inquadratura, oggi iniziamo questo upgrade dell'impianto dell'amico Marco. In poche parole, oggi dobbiamo spostare questi amplificatori perché entrerà un altro cove audio 4 canali e, cosa ancora più importante, andiamo a montare il DSP. Quindi dobbiamo modificare tutti i cavi RCA, tutti i collegamenti agli altoparlanti e via dicendo. Oggi fondamentalmente sposteremo l'amplificatore, creeremo i cavi RCA per collegare gli amplificatori e poi più in là in un altro video faremo vedere anche come andiamo a mettere l'altro 4 canali e come faremo magari tutti i vari setting. Quindi ora ci mettiamo a fare modifiche e li facciamo insieme a voi. Ragazzi, volevo ricordarvi che sono attivi i servizi premium di HCS Online. Vi lascio il link in descrizione e anche nel primo commento di questo video. Cosa comprendono i servizi premium di HCS Online? Comprendono al momento la progettazione per i box subwoofer, quindi se hai un subwoofer e non sai come progettare il tuo box, puoi richiedere questo servizio. E a breve ci sarà anche il servizio di setting dei vari DSP che avete. Allora ragazzi, ora dobbiamo fare tutti gli RCA logicamente su misura, in modo da non avere cavi fatti a casaccio. Quindi abbiamo preso i connettori RCA, logicamente li abbiamo presi di qualità, abbiamo preso anche il cavo di qualità e ci mettiamo a costruire tutti gli RCA nuovi. Allora ragazzi, come avete visto, abbiamo finito di fare l'RCA e abbiamo installato tutto. Abbiamo messo il processore, abbiamo spostato gli amplificatori e ora abbiamo collegato il computer per dire al processore sui vari canali del processore cosa c'è collegato. Quindi nel canale A e B abbiamo collegato gli altoparlanti davanti, nel canale C e D abbiamo collegato gli altoparlanti posteriori e nei canali G e H abbiamo collegato i subwoofer e abbiamo fatto una prima taratura iniziale. Questo perché? Perché siccome in questa macchina dobbiamo fare un upgrade sia che riguarda gli amplificatori sia che riguarda gli altoparlanti, per ora ci accontentiamo di questo setup iniziale per poterlo utilizzare l'auto fin quando non arrivano i componenti nuovi che andiamo poi ad installare in questi giorni. Per quanto riguarda la funzione di un processore, sono tutte uguali, indistintamente se questo si chiama ESX o è un Mosconi o è uno Steg e via dicendo. Hanno tutti 30 bande, hanno i crossover dedicati per tutti i canali e via dicendo. Poi cambia la grafica, ma fondamentalmente la funzione è uguale per tutti. Per quanto riguarda invece le uscite, c'è chi ne ha di più, chi ne ha di meno, ma quello è in base ai modelli. Detto questo, farò poi un video una volta settato e finito anche l'upgrade di amplificatori e altoparlanti. Farò un video dove vi farò vedere proprio come si setta questo processore qui e vi faccio vedere come setterò questa macchina. Quindi vi farò vedere che tagli di frequenza darò e via dicendo. Ragazzi, grazie per averci fatto compagnia. Se il video vi è piaciuto lo potete condividere. Un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. E vi ricordo che c'è il sito internet hcsonline.it dove potete trovare i prodotti usati o mettere in vendita i vostri. Ciao ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, dopo aver spostato gli amplificatori, creato gli RCA come avete visto nel video precedente. No, non mi fa capire, se no non la facciamo.